Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, era da un po' che mancava la puntata su Minecraft. Ovviamente la telecamera è messa di merda. E quindi volevo proporvene una. Questa volta una serie su Minecraft che riguarda principalmente la sopravvivenza. La sopravvivenza dal punto di inizio, ovviamente. Quindi partiremo con Minecraft in un mondo nuovo che ovviamente ho già creato. Come potete vedere c'è il cubetto di terra, che vuol dire che io non ci ho giocato a quel gioco, non ho fatto nessun salvataggio, l'ho creato e l'ho lasciato lì. Quindi ragazzi, proviamo a sopravvivere in modalità difficile, perché ovviamente giochiamo in modalità difficile. Vedete, niente dica. Quindi andiamo subito. Cerchiamo subito di sopravvivere, ragazzi. Vi faccio vedere un pochettino come giocare per sopravvivere immediatamente in modalità difficile. Io, ragazzi, come sapete, o gioco in creativa per creare un mondo decente e poi metterlo in modalità difficile, o direttamente sopravvivenza, subito difficile. A parte del contenuto scaricato, perché non c'è del contenuto di settore nel momento di... Vabbè, ragazzi, non me ne frega un cazzo. Ah, ragazzi, vi faccio vedere un bug troppo bellino, vi farà ridere. Però ve lo posso far vedere, non posso rivelarvi il trucco, ma posso farvelo vedere. Guardate il mio Babbo Natale. Adesso lo faccio sedere, ragazzi, aspettate un attimo. Allora, ok, dove sedersi ora? Ole. E quindi Babbo Natale si siede e si riposa, giusto? Perché ovviamente si può riposare. Siccome quando un personaggio di Minecraft è stanco, si siede. Comunque sia, ragazzi, bando a queste cazzate. Andiamo subito, ci troviamo nel deserto. Come potete vedere lì c'è la giungla, più giungla. Giungla, ragazzi, per modo di dire. Allora, noi ci facciamo una bella corsettina, un po' di salti, ovviamente mi verrà subito la fame. Allora, io vedo già delle mucche lì sotto, ragazzi, quindi cosa facciamo? Prima di tutto troviamoci del cibo, perché col cibo potremmo sopravvivere. Quindi prendiamo, dell'argilla, ragazzi. Stavo un po' laggando, sono offline ovviamente, ragazzi, perché la mia connessione internet è andata a fanculo, non si sa il motivo. Grazie Tiscali. Allora, prendiamoci un po' di legna. Ok, dai, 3, 4 pezzi e 5 pezzi, dai, un ultimo, perfetto. Allora, fate un po' di legno. Dopo che avete fatto un po' di legno, prendete e fate un tavolo da lavoro. Dopo che fate il tavolo da lavoro, prendete un po' di stecche e prendete questo cavolo di piccose di legno. Allora, anzi, sì, dai, un attimo, ragazzi, tanto le mucche non scappano. E poi cominciate a fare questo. Una specie di scalinata, ragazzi. Una scalinatina che ti viva a due, tipo 2 metri di profondità. Cioè neanche 2-3 cubetti di profondità. E cos'è cominciata, ragazzi? Cominciate a scavare la pietra subito, ragazzi, perché avete bisogno di pietra. Ovviamente poi, se siete fortunati come me, magari trovate queste cazzo di grotte dal nulla. Ah, scaviamo bene. Perfetto, ragazzi, vedete? Avete trovato un pochettino di pietra. Io adesso la pietra la utilizzo subito per farmi una piccozza in pietra. Questo. E infine una minchia, perché? Perché ho finito la pietra. Buttiamo la piccozza in legno. Torniamo qui giù. Prendiamo con la piccozza in pietra un po' di carbone, ovviamente, perché ci serve per utilizzare la fornace. Ricordatevi, ragazzi, il carbone non perdetelo, perché è veramente una delle cose fondamentali di Minecraft. Il carbone vi serve principalmente per le fornaci e per farvi le torce, ragazzi, vedete? Io adesso lo sto utilizzando per fare le torce, perché mi servono molto di più le torce. Quindi qui non c'è una minchia, ragazzi. Prendiamo nuovamente un po' di questa roccia, i ciottoli. Muoviamoci, perché ragazzi, alla fine possiamo anche utilizzare questo come rifugio, ragazzi. Ecco cosa volevo dire, scusate. Lo utilizziamo come rifugio. Magari siete fortunati e trovate questo come... cioè, lo utilizzate come rifugio. Ok. Allora, visto che dobbiamo utilizzare questo come rifugio, sapete cosa facciamo? Facciamo una specie di portina. Ecco qui, ragazzi, vedete? 1, 2, 3 e 4. Fatto. Poi, ovviamente siamo senza legna. Cosa facciamo? Andiamo a prenderci anche della legna.
scartavetriamo la terra. Ok, perfetto. Ok, sì. Perfetto. Ah, vaffanculo, ovviamente. Abbiamo uno di carbone, quindi andiamo qui. Stecchette di legno e una spada. Poi vediamo se riusciamo a farci una fornace. Mancano due cubetti di pietra. E abbiamo anche la fornace. Andiamo a prenderci la fornace. State un po' zitte, mucche di merda. Sto facendo un casino, state facendo. Allora, ecco la fornace. Prendiamoci la fornace. Prendiamoci il tavolo da lavoro, perché è meglio non sprecare niente in questi casi, ragazzi. Veramente siamo al limite. Dobbiamo sopravvivere. Abbiamo una giornata solo, la prima giornata è solo per sopravvivere, ragazzi. Ok, fatela più accogliente come volete, magari. Io me ne sto facendo vedere un modo grande. Sono un genio, ragazzi. Sono un genio. Perfetto, abbiamo anche ottenuto della sabbia, che non servirà un cazzo. Anche qui! Che palle! Chiudiamo. E anche qui, scommettete? Ecco qui. Fuori dal cazzo acqua. Perfetto. E anche qui abbiamo fatto. Quindi, chiudiamo con la terra. Spacchiamo con la pala. Ok. Adesso. Allora, abbiamo tavolo da lavoro, abbiamo torce, perfetto. Abbiamo tutto, ragazzi. Mettiamo una cosa qui. Prendiamo la fornace. Posizionate la fornace, posizionate il carbone, che ovviamente vi durerà una cazzata, visto che abbiamo solo un cubetto, cioè solo un pezzo. Allora, io ho le posizioni di tutte queste, cioè le posizioni in cui tengo gli oggetti sull'inventario è questo. Allora, mappa, spada, qui di solito c'è l'arco, invece qui mettiamo l'ascia di pietra, togliamo queste due, poi mettiamo pala e mettiamo piccozza e poi mettiamo carne e torce. Cosa facciamo? Andiamo subito su, ragazzi. Finiamo di tagliare la legna perché ci servirà. Ok, abbiamo solo uno di legno. Ammazziamo le mucche perché ci serve la carne ora. Se non trovate subito del ferro, come potete aver visto, io non ho trovato del ferro immediatamente, vi consiglio di farvi l'armatura in pelle. Perché comunque sia, ragazzi, con i mostri in modalità difficile è un casino sopravvivere, visto che vi danno una manata e vi spaccano il culo. O almeno senza armatura è così, ragazzi. Recuperate tutto ciò che è possibile recuperare, fidatevi. È meglio... è questa cosa? Non è che hai visto, che cazzata. Allora, vi stavo dicendo, cercate di recuperare qualsiasi cosa, perché vi serve tutto quanto, ragazzi. Ecco, vedete, guarda. Altro cibo, raga. Perché non muori? Polletti che ovviamente non mangiate avariati, cioè non mangiate la cruda di la carne di pollo, perché potrebbe darvi l'effetto zombie. Non so se avete mai visto la carne di zombie, cosa vi combina. La carne guasta, vi dai, cioè non lo so, vi fa perdere la fame, vi fa perdere le cuore, se non mi ricordo. Ovviamente prendete le pecore. Ah, la canna da zucchero, ragazzi, è meglio che la teniate sempre con voi, perché vi potrebbe servire. Ovviamente ne cade qui. Siamo molto affamati. Mangiatevi una mela se magari ce l'avete. Recuperate altra legna, perché la legna è utile sempre, in ogni caso. Potete utilizzarla anche come combustibile al posto del carbone. Ok, ci siamo. Perfetto. Sì. Abbiamo quasi tutto, ragazzi. Ormai possiamo tornare. Avevo voluto subito prendere del ferro e invece non c'è del ferro. Ovviamente, ragazzi, dovete fare tutto questo prima che sia notte, altrimenti vi spaccano il culo gli zombetti. Prendetevi questi arbusti del cazzo che inizialmente, cioè, penserete a cosa vi servono. Voi fidatevi, prendete gli arbusti, perché voi non avete, a un certo punto non avrete più voglia di tornare a... Cosa c'è qui? Bello, ragazzi, perfetto, c'è anche una grotta grande. Una grotta che... Scommetto che finisce qui. Carbone, grande.
Carbone, grandissimo ragazzi, prendetevi fisso il carbone. Carbone a pressione, ragazzi, carbone a pressione. Però, ragazzi, dovrebbe essere un FPS. A me piacerebbe troppo che Minecraft, che su Minecraft ci fossero anche le armi. Non so se lo conoscete. Io ho anche Castlevania Z. Se magari volete un gameplay su Castlevania Z, basta chiedermelo. Però, ragazzi, ad esempio, su quel gioco costa 80 Microsoft Point. Vi giuro, 80 Microsoft Point. È una specie di Minecraft non fatto benissimo, però alle armi, ragazzi, AK-47, armi laser, è tutto a cubetti, ragazzi, una figata. Ve lo consiglio, però tanto a Microsoft Point non so quanto corrispondano in euro, dovrebbero essere intorno ai 90 centesimi forse, o 100, o 1 euro, sì, o 100, certo, 100 euro. No, ho più o meno, ve l'ho detto, sui 90 centesimi massimo 1 euro. Ok, ancora giorno, quindi siamo perfetti, una gallina ammazzata. Ah ragazzi, poi le galline successivamente cercate di tenerle in vita perché potrebbero servirvi. Stai cominciando a fare notte, ragazzi. Dobbiamo andare di nuovo in casa. Dove vai? Dove vai? Muori! Sì, cazzo! Adesso vedete che stai cominciando a fare buio. Cioè, io me ne accorgo, ragazzi. Un ovetto di gallina. Arbustelli. Ragazzi, non mi ricordo. Ecco qui. Mucca, 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 mucca. Mucca, gallina e tutto. Ammazziamo mucca. Entra nel mio corpo, ragazzi, la mucca. Bello. Perfetto. Allora, vi sto dicendo, le galline, oltre a fare le uova, vi danno anche delle piume. E le piume vi possono servire per fare le, come si chiamano, le frecce, che alla fine sono utilissime. Allora, mettiamo a cuocere la carne. Incominciamo a fare un paio di fornaci. Allora, prima di tutto, facciamo diventare assi tutto il legno che abbiamo raccolto. Ok, siamo pieni di assi. Prendiamo la porta e chiudiamo questo punto, perché magari potrebbero entrare mostri, zombie, eccetera. Allora, con le torce che vi rimangono, cioè a me, io ne ho un bel po', illuminate un pochino, vedete? Magari togliete queste cose che potrebbero non piacervi. Perfetto. Perfetto, ok. Togliamo questo per renderlo un pochettino più accogliente. Prendiamoci un po' di pietra perché ci serve. Bello, collascia. Siamo quasi al limite della fame, ragazzi. Sapete che su modalità difficile non succede come su modalità facile, che voi incominciate ad avere fame, vi toglie i cuori e poi vi lascia l'ultimo cuore. Se avete fame, vi toglie completamente tutti i cuori, vi ammazza. Sappiate solo questo. E vi serve perché, cioè, dovete capire che la modalità difficile non è così semplice come pensano tutti. È veramente un casino sopravvivere. Infatti io mi sono trovato molte volte in difficoltà. Però vabbè ragazzi, basta prenderci l'abitudine, allenarsi e giocarsela. Io vedo molti dei miei amici che giocano principalmente in modalità facile. E non è molto divertente, cioè a mio parere non è molto divertente. Ok, abbiamo le fornaci, abbiamo un po' di cibo, abbiamo 30 di carbone, quindi... tre me ne servono. Due. Ok. Allora, 10 qui. 10 qui e 10 qui. Mettiamo due di legno per far sembrare che sia più bellino. Allora, pollo. Maiale. E niente. E poi ovviamente mi stavo dimenticando del chest. E ovviamente sono un coglione. Non ho la lana per dormire. Grandissimo ragazzi, siamo fortunatissimi oggi. Quindi ok, fuori dal cazzo. Prendiamo qua. Togliamo un pezzo di legno, perché ovviamente la cassa non si apre altrimenti. Allora, pelle, arbusti, uova, piume, sabbia, legno. 21 di legno ce li teniamo sempre. Terra e questo. Ok, allora mangiamo un pochino, perché ci serve mangiare. 1 2
Allora, siamo a quota 14 minuti. Note, ragazzi, io non voglio rischiare di farmi inculare dai mob. Quindi facciamo così, salviamo qui dentro. Salviamo. Ah, che pulitino al piede. Salviamo, facciamo, cerchiamo un altro cubetto di lana e chiudiamo qui. Così almeno la prima notte di sopravvivenza l'abbiamo fatta. Allora. Allora andiamo. Spada in mano, ragazzi, sempre spada in mano, perché sento rumore di... Eccoli qui, ragnetti, porcellini, cazzo di zombie, zombetti stronzi. Guardate, il ragno è già pronto ad attaccarmi. Eccolo qui! Ok, uno di lana ce l'abbiamo. Dov'è? Guarda se trovate delle... Vediamo se vediamo delle pecore. Ragno. Mucca. Ah, quanto li odio. Ok, ragazzi, forse la pecora l'ho vista, eccola qui. Dai, muori, pecora. Dio santo, Dio santo. Zombie. Zombies. Ender, non guardatelo mai in faccia. Non guardatelo mai in faccia, sennò vi attacca. Ok, ragazzi, ci siamo. Siamo quasi arrivati, creeper. Quanti cazzo siete? No! No, ragazzi, è qui. Ma sei pazzo, ragazzi, stava per esplodere. Stava per esplodere. Abbiamo tutta la carne pronta, raga. Perfetto. Perfettissimo. Abbiamo un po' di carne. Abbiamo un'altra carne da cuocere. Mettiamola qui. Perfetto. Abbiamo la lana per farci il lettuccio. Abbiamo il creeper che ci fa compagnia davanti alla porta. Dormiamo. Perfetto, la prima notte è andata, quindi, ragazzi. Allora, vediamo se c'è ancora il creeper. C'è ancora. Sto aspettando che gli apriamo la porta, ma ovviamente io non lo apro. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che la prima puntata su Minecraft di sopravvivenza vi sia piaciuto. Se volete che continui questa serie, commentate giù, perché mi fa piacere ovviamente sentire i vostri commenti. Ragazzi, un'altra cosa. Se non vi rispondo al vostro commento, io ovviamente metto mi piace ai commenti che meritano, ovviamente, cioè quasi tutti. Io sono contentissimo che voi commentiate e che mi facciate sapere che comunque sia la puntata vi sia piaciuta o meno. Io commento quasi sempre a tutti quelli voi, a tutti quelli che magari mi chiedono domande. Mi è andato qualcosa di traverso, come non detto. E quindi io, ragazzi, li leggo sempre i vostri commenti e mi fa sempre piacere ovviamente leggerli, perché siete sempre attivi da me e mi rendete veramente contenti, fieri del mio lavoro. Quindi, ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il video, se quindi volete che continui questa serie, mettetemelo pure giù in descrizione e magari io la continuerò anche per il mio conto mio. Quindi da Cure90 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao raga!